Il calcio è questo. Quando tu nel primo tempo puoi chiudere sul 4-0 la partita, c'era niente da dire, hai fatto due gol, ne hai sbagliato due clamorosi, poi potevamo andare sul 3-0, abbiamo commesso poi qualche errore, sia sul primo che sul secondo, e cambiano le partite. Una partita dominata nel primo tempo, solo una squadra in campo, questo è il mio. Poi dopo sono venuti fuori loro, ma gol su errori nostri, non per bravura del Teramo. Peccato per quello che ha fatto i ragazzi, meritavamo di vincere, ma il risultato è questo. Aspettava qualcosa di più dei cambi? Ma ho cercato di mettere gente fresca, era la terza partita, Dudu aveva dato tanto, era ormai stanco, Mazza idem, ho cercato di mettere anche peso in attacco, anche far tenere la palla con Sarà e far venire sulla squadra. Ho cercato, ripeto, di mettere giocatori più freschi, perché tanti erano stanchi. Sì, sono d'accordo con lei. Sì, sì. Noi all'andata male, oggi noi superiori. Poi lei mi dirà 2-2, potevamo anche vincerla. Noi a Teramo abbiamo fatto una brutta partita, oggi invece no. Purtroppo in questo periodo commento sempre partite, cioè prestazioni positive, ma non riusciamo a vincere. Una volta che non prendiamo gol una partita, poi la domenica dopo o dopo tre giorni poi ne prendiamo due. Però sono d'accordo con lei quello che ha detto. Ha sottolineato il valore delle palle inattive. Io credo di sì, Cittadino. Credo che Cittadino abbia calciato, la palla è andata verso la porta, ha fatto gol. Non credo che ci sia stata una deviazione. Si ripetono gli errori difensivi, peraltro sulla 2 ce ne sono. No, il problema non è solo i difensivi. Tu quando giochi con una squadra che il Teramo, che secondo me a gennaio, se non sbaglio, ditemi se sono 9 acquisti. E con obiettivi, credo, da playoff, poi non lo dichiarano, ma credo di sì, 9 giocatori, hai la possibilità di chiudere la partita nel primo tempo con palle clamorose, poi il calcio è così, il calcio poi quando sbagli ti puniscono, così è stato, un tiro da lontano che secondo me forse Ghidotti poteva fare qualcosa di meglio, qualche altro errore, però ci sta. Peccato, perché era una partita da chiudere, non siamo riusciti, poi il Teramo ha trovato queste due situazioni e alla fine abbiamo rischiato anche di perdere, di subire la beffa finale. È chiaro, mister, che mercoledì si gioca subito, adesso è appena finita la partita e c'è anche tanto rammarico, tanta rabbia, credo. Mercoledì però arriva la Reggiana qui al Barbetti, ecco, come affrontarla soprattutto dal punto di vista psicologico, perché penso sia quello il fattore adesso principale. Sì, sicuramente, perché poi basta vedere dopo il gol che abbiamo subito, la squadra ha iniziato, sono venute le paure, l'ansia di non farcela e poi rischi, come è successo, di prendere il secondo gol. Dobbiamo recuperare fisicamente e mentalmente, giochiamo prima della classe, una squadra forte, ci giochiamo un jolly, giochiamo in casa, il problema è a batterli, sappiamo che non è facile, ma dobbiamo avere coraggio, personalità e giocarcela, poi se saranno più bravi avremo i complimenti, ma dobbiamo andare con la mentalità di poterli battere. Di imbattibile non c'è nessuno nel calcio. Sono poche squadre, quindi bisogna provarci.
bisogna provarci. Adesso c'è bisogno di trovare la carica nervosa e soprattutto la condizione, chi sta bene, la condizione fisica, la valutazione nelle scelte di chi sta bene fisicamente, perché ogni tre giorni è impossibile, cioè è impossibile giocare ogni tre giorni. Questo è un campionato falsato, ma no, non lo dico solo per noi, ma purtroppo non si può giocare sempre. Ma anche la qualità del gioco, delle prestazioni cambia perché è falsata dalla condizione fisica. O c'hai una rosa come il Modena o come la Reggiana, che hanno già dei valori straordinari, o se no si fa fatica a recuperare e a giocare. Mister, si parla spesso dei problemi in difesa, insomma, di qualche errore di troppo, soprattutto diciamo nel girone di ritorno, ma nelle ultime sono d'accordo. Sì, ho capito dove. Perché il Gubbio ha avuto tante occasioni, non solo oggi. No, anche a Pontedera. Guardiamo Pescara. Anche Pescara stessa, abbiamo perso 3-1, ma se uno guarda il risultato. Ma diciamo che la cosa positiva è che arriviamo spesso davanti al portiere, quindi per me già questo è un aspetto positivo. Poi bisogna concretizzare. È questo, però la cosa positiva che ci arriviamo diverse volte, anzi tante volte. Non è facile in questo girone arrivare 4-5 volte a far gol, è difficilissimo, sono poche le squadre che creano così tanto, e poi bisogna far gol. Sono contento che arriviamo lì, ma poi bisogna essere concreti, lucidi nella scelta, nel tiro. Questo fa la differenza, che a volte succede anche che non si è lucidi, perché come dicevo prima, giocare sempre non è così semplice per noi, per gli altri, quindi sono d'accordo che creiamo e non concretizziamo.